10 anni fa avrei voluto qualcuno che mi aiutasse ad avere una panoramica generale dei lavori nel digitale, perché quando mi sono approcciato io sono andato diritto su digital marketing e per 5 anni non ho quasi visto nient'altro, ho fatto qualcosina di programmazione ma veramente poca roba. Quello che poi ho scoperto 5 anni dopo, il mondo UX UI design, mi ha appassionato talmente tanto che la prima cosa che ho pensato è stata avrei voluto scoprirlo prima. Quindi l'idea di questo video è proprio quella di dare una panoramica generale, di magari incuriosirvi su quelli che sono i nuovi lavori che stanno emergendo e poi in descrizione troverete tutta una serie di link per approfondire ognuno di essi, perché comunque ovviamente l'idea di questo video è dare magari un esempio pratico per ciascuno e poi permettervi di approfondire più nel dettaglio ognuno di questi lavori. Partiamo dal digital marketing. Digital marketing, ad esempio, possiamo pensare alle campagne pubblicitarie che vengono create per promuovere un servizio o un prodotto attraverso Facebook, Instagram, LinkedIn e così via. Quindi se vi piace l'idea di riuscire a coinvolgere le persone perché vi piace raccontare anche la storia di un servizio o un prodotto per riuscire a trasmettere il valore alle persone che può avere quel servizio o prodotto, potrebbe essere interessante da approfondire. Poi c'è la parte di sviluppo che magari può interessare a tutti coloro che amano risolvere problemi complessi, amano semplificare la vita delle persone. Recentemente ho visto l'app Fontanelle che permette alle persone di trovare tutte le fontane da cui avere acqua gratuita in tutta Italia. E forse sta già scalando in tutta Europa. Questo ovviamente è un qualcosa che semplifica la vita delle persone ed è possibile riuscendo a scrivere codice all'interno dello sviluppo di un'applicazione. Poi abbiamo il mondo UX UI design, che se vogliamo in realtà viene prima dello sviluppo, cioè la progettazione di un sito o un'app, e questa cosa è particolarmente rilevante per tutte quelle persone che magari non sono attratte dalla scrittura di codice e quindi dalla programmazione, ma più dal migliorare l'esperienza online delle persone, che è ad esempio il mio caso. Cioè per me l'idea di riflettere su come un sito web o un'app debba visualizzare determinati elementi in modo tale che le persone riescano ad arrivare prima al loro obiettivo è fonte di ispirazione quotidiana per capire ad esempio come migliorare tutta l'esperienza Start to Impact per permettere alle persone di raggiungere i propri obiettivi in modo più semplice e anche con maggiore entusiasmo. Poi c'è il mondo data science, quindi qua immaginiamo di avere tantissimi dati a disposizione e vogliamo cercare di capire quali possono essere dei trend futuri. Quindi, grazie a tutti i dati che abbiamo a disposizione, tramite degli algoritmi possiamo provare a capire come il futuro potrà essere. Questa è una cosa che ovviamente ha delle componenti tecniche, ma quello che sto scoprendo sempre di più è che ha anche delle componenti umane, cioè il fatto di sapere interpretare i dati deriva anche dalla capacità di impersonificarsi, di immedesimarsi nelle persone, capire le loro emozioni e poi riuscire a tirar fuori delle conclusioni. Quindi, diciamo, secondo me, sempre di più questo lo vedremo nel digitale, la componente comunque umana sarà sempre più importante per capire come migliorare non solo la parte, diciamo, tecnica, ma proprio anche la parte di sviluppo, di crescita a livello umano. Poi c'è il mondo della blockchain, che è una nuova tecnologia che in modo decentralizzato mira ad avere transazioni che possano essere più economiche e soprattutto più sicure. Tutto questo ha un impatto soprattutto nel mondo della finanza, ma anche nel mondo agroalimentare, nel mondo dello sport. Ci sono tantissime applicazioni, come al solito vi lascio qui sotto per approfondire. Il tema più grande, una volta che viene fatta questa panoramica, è sì, ma da dove iniziare? Allora, su questo abbiamo fatto anche un chatbot di orientamento che permette di
rispondendo a 7 domande, capire quale possa essere quello più adatto in base appunto alle proprie attitudini, inclinazioni. Quello che però poi diciamo a tutti è che quello che noi diamo è solo uno spunto, perché è solo facendo pratica che veramente capiamo che cosa ci interessa. Anche io ho fatto il chatbot, è venuto fuori che appunto UX UI faceva per me, però anche lì magari potevo rispondere. In alcune domande ero in dubbio, potevo rispondere altro, mi sarebbe uscito di digital marketing. La cosa importante è fare pratica, provare e capire se effettivamente quella è la strada migliore per noi, perché non c'è nessuno e non dovremo mai aspettare qualcuno che ci dica cosa fare. È solo sperimentando che possiamo trovare la nostra strada. E qua una cosa che spesso diciamo è che il primo passo è importante, non tanto magari perché ti porta subito dove vuoi, ma intanto ti toglie da dove sei, quindi intanto magari ti toglie da quella sensazione di oddio, non so cosa fare, e ti fa iniziare un percorso di crescita in cui non si perde mai tempo ogni volta che si impara, cioè ogni volta che impariamo qualcosa, il tempo non è mai perso perché ci può aiutare a unire i puntini anche in un momento successivo. Ad esempio, nel mio caso, aver fatto comunque digital marketing mi ha aiutato tantissimo a comunicare meglio tutto quello che facevo, tutto quello che faccio. E allo stesso tempo avere delle basi di programmazione mi aiuta a capire come relazionarmi al meglio con chi si occupa di codice. L'idea è ovviamente quella magari di partire da una singola cosa, quindi da partire da un singolo percorso e poi agganciare gli altri, perché farli invece tutti insieme può risultare molto difficile, perché ti sembra sempre che non arrivi da nessuna parte in modo approfondito. Quindi il consiglio è proprio quello di iniziare da uno. Se ci piace proseguire, se non ci piace allora cambiare. E qui la domanda potrebbe essere: sì, ma come faccio a iniziare? Premesso che ci sono tantissime risorse gratuite online per studiare, iniziare a capire, ad avere le prime conoscenze, quello che poi ci aiuta a capire veramente se quella cosa ci piace è la parte pratica. La parte pratica si può fare tramite dei progetti personali, come è successo nel mio caso quando ho iniziato digital marketing. Avevo creato un sito web con WordPress.com, quindi basi di programmazione bassissime. E allo stesso tempo, riuscire a coinvolgere persone da Facebook al sito mi ha permesso di sviluppare delle competenze di digital marketing che poi mi sarebbero state utili successivamente, quindi ho iniziato completamente da autodidatta. Quello che poi abbiamo fatto con Start Impact è aiutare le persone ad accelerare la propria crescita, permettendole non solo di scoprire quali sono le risorse gratuite migliori su cui studiare, ma soprattutto affiancando la parte pratica, una parte pratica in cui diamo la possibilità di fare appunto un progetto e ricevere un feedback personalizzato da professionisti del settore entro 7 giorni. Questa è una cosa che ho vissuto proprio sulla mia pelle, quanto aver avuto un percorso autodidatta in certi casi mi ha fatto andare lento lento, che va benissimo, però per chi vuole invece magari avere un'accelerazione del proprio percorso, avere un professionista che ti segue, secondo noi è una cosa veramente importante. Quando si parla di digitale, spesso si ha paura del proprio background. Io, ad esempio, ho fatto giurisprudenza. E quindi ci viene da dire: ma magari il background che ho non è sufficiente, non è adatto al digitale. Diciamo subito una cosa, e cioè che nel digitale non è tanto importante il background, è molto più importante la voglia di imparare sempre cose nuove, che è anche quello che mi ha affascinato a me fin dall'inizio, cioè il fatto che a differenza del mondo degli avvocati, dove è molto prestabilito, ad esempio, quando potrei diventare partner di uno studio, tendenzialmente almeno 10 anni. Nel caso invece del mondo del digitale si può avere sia una crescita in termini di responsabilità, in termini economici, e anche di poter poi avere una propria realtà molto molto più rapida, che tendenzialmente potrebbe essere di 3 anni, di 5 anni. Quello che conta, secondo me, è il fatto che è proprio questa continua evoluzione del digitale che permette alle persone di non essere focalizzate su quanti anni di esperienza ho, ma più che altro ogni quanto mi aggiorno, perché è quello che fa la differenza. L'esempio classico che faccio all'interno del team è il fatto che ormai io utilizzo poco Instagram,
e Lorenzo e Domenico, che lo utilizzano costantemente, sanno più cose di me, nonostante io nel digitale abbia 3 volte magari gli anni di esperienza che hanno loro. E quindi questa secondo me è la cosa più importante da portarsi a casa, cioè qualsiasi sia il tuo background, non è assolutamente un limite nel digitale. Può anzi essere un qualcosa che arricchisce, penso ad esempio a chi ha fatto lettere o filosofia, avere quella conoscenza dell'essere umano, può aiutare tantissimo nell' ad esempio interpretare i dati o nel coinvolgere le persone tramite un testo o tramite una campagna pubblicitaria. Quindi l'idea è proprio quella di concentrarci solo su quello che ci piace all'interno di quelli che sono oggi i lavori più richiesti dalle aziende. Fatte tutte queste premesse, una domanda che viene spontanea è: ok, Gerardo, ma dove c'è più richiesta? In base alla nostra esperienza, dove abbiamo ormai visto 500 aziende assumere i nostri studenti, quello che sicuramente ho notato è che nell'ambito dello sviluppo web è dove c'è in assoluto più richiesta e dove è quindi più rapido trovare lavoro. Allo stesso tempo poi c'è una grande richiesta anche nel mondo del digital marketing e poi a seguire in UX UI design. Diciamo che in generale si trova lavoro entro 3 mesi dopo aver finito, nel nostro caso, uno dei percorsi Startup Impact. Nel caso di sviluppo web questo tempo viene ridotto solitamente anche sotto i 2 mesi. Per quanto riguarda invece data science e blockchain, questi sono settori dove la richiesta di mercato è prevista esplodere nei prossimi anni, ma dove ancora appunto siamo nel momento iniziale. Quindi sono sicuramente settori dove ci sarà una grandissima richiesta, ma anche qui magari bisogna soppesare se si vuole avere un lavoro dove subito ci sia la possibilità di iniziare a lavorare velocemente, o se invece vogliamo cercare qualcosa che sia anche con uno sguardo al futuro. Diciamo che in generale tutti i lavori nel digitale hanno uno sguardo al futuro, c'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno, però il concetto secondo me è anche capire quali sono le proprie passioni e i propri obiettivi. Quando dico le proprie passioni è di non cercare magari il lavoro che ha. Che prevede i guadagni maggiori, perché comunque la bellezza del digitale è che è un mezzo che può avere un impatto positivo sulla vita delle persone, e in generale tutti hanno degli stipendi superiori ai lavori tradizionali. Poi, perché è tutto un gioco di domanda e offerta, no? Nel senso, oggi c'è tantissima richiesta di sviluppatori, ci sono poche persone con le competenze e questo fa alzare, diciamo, gli stipendi. Nel digital marketing e UX UI design anche lì c'è tanta richiesta, un po' meno rispetto a sviluppo, ma sicuramente c'è più richiesta rispetto magari a lavori tradizionali, come nel mio caso l'avvocato, e quindi anche quello ti permette di avere degli stipendi più alti. Data science e blockchain invece sono settori dove appunto magari gli stipendi possono essere anche più alti di sviluppo web e blockchain, ma dove magari c'è una richiesta molto minore da parte delle aziende, perché appunto sono settori che devono ancora esplodere. Tutto questo per dire che è importante cercare di capire non solo quali sono i trend e quali sono gli stipendi, ma capire soprattutto quali sono le passioni, le nostre passioni e come possiamo avere un impatto positivo sulla società e sul pianeta grazie alle nostre competenze. Perché il bello del digitale è proprio questo, cioè al di là del fatto che i trend dicono che i redditi nel digitale crescono dell'8% annuo, mentre i redditi nei lavori tradizionali dell'1,6, quindi quasi 8 volte tanto. Il discorso è proprio quello del: ok, ma io col digitale cosa posso fare? Perché la vita è bella perché possiamo darle un significato, e il digitale può essere un mezzo con cui dargli quel significato, con le nostre competenze. Vi ho fatto prima l'esempio delle fontanelle, ma ci sono tantissimi altri casi. Ad esempio, anche con Startup Impact, in ogni progetto cerchiamo proprio di permettere alle persone di capire come con le proprie competenze si può contribuire al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. E questa cosa la facciamo proprio per permettere alle persone di conoscere come dare un senso alle proprie competenze e avere un impatto positivo sulla vita delle persone. Il guadagno poi arriva, ma secondo noi è importante che sia un effetto
e sicuramente non il driver di scelta. Quindi questo voleva essere anche un consiglio basato sulla nostra esperienza, sul fatto di essere poi resilienti, no? Quando ci sono le difficoltà, perché se tu hai una motivazione interiore forte, riesci anche ad affrontare le difficoltà con tutt'altro spirito. Se invece sei guidato solo dai soldi, è più verosimile che passeremo da una parte all'altra e spesso perderemo anche la direzione che vogliamo dare alla nostra vita. E qui un'altra cosa utile che mi viene da condividere è il fatto che ci sono tutta una serie di aziende che mettono proprio all'interno del proprio statuto la volontà di avere un impatto positivo sulla società e sul pianeta, e sono le cosiddette società benefit. Anche Startup Impact è una società benefit. Vi lascio qui sotto un link per approfondire tutte le società benefit in Italia e scoprirete che potete leggere i loro statuti scoprendo in che modo vogliono avere un impatto positivo e magari in base a quello che è più in linea con i vostri valori, capire anche quali sono le aziende in cui vorreste entrare a lavorare. E in questo senso, uno spunto che vi do è anche quello che nel mentre inizierete a studiare, cercate di tenere sempre una parte del tempo, che può essere ad esempio un terzo, per creare relazioni con professionisti di aziende in cui vorreste entrare a lavorare, perché tanto più cercate di seminare, diciamo, nel tempo, anziché cercare magari di avere dei riscontri immediati dopo aver finito il percorso, tanto più riuscirete a realizzare i vostri obiettivi, i vostri sogni, i vostri desideri. Il messaggio con cui vorrei lasciarvi è proprio quello di vedere il digitale come una grandissima opportunità, una grandissima opportunità di crescita professionale, di crescita economica, ma soprattutto di crescita a livello umano. Siamo stati abituati a pensare che il lavoro debba essere separato dalle nostre passioni, in realtà può essere unito e può essere anche unito alla nostra missione, al nostro scopo nella vita, e questa secondo me è la cosa più bella nel digitale, e non è una cosa che capiremo nell'immediato. Ma avere questa concezione del digitale ci può far vivere questa esperienza con tutt'altro spirito, ed è la cosa più bella che spero di riuscire a trasmettere con Startup Impact, cioè proprio quella di vedere il digitale come un mezzo per avere un impatto positivo sulla società e sul pianeta, perché mai come in questa epoca ne abbiamo davvero, davvero bisogno.